benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: sembra non finire mai l'incubo di Ionu tra due la Cremonese. Dopo l'errore contro la Fiorentina, ha condiviso un post su Twitter che ha emozionato i tifosi. Dopo l'errore contro il Bologna, nella passata stagione, che ha contribuito a far perdere lo scudetto all'Inter, Ionu traduci è ricascato regalando, in seguito ad una papera, la vittoria alla Fiorentina contro la sua Cremonese. Un cross insidioso di Mandragora, praticamente nell'ultimo minuto di recupero, ha beffato il portiere romeno che ha dimostrato, anche per una buona dose di sfortuna, di non aver ancora schiacciato gli incubi del Dallara. Punto il tecnico della Cremonese, Alvini, nel post partita non ha esitato nel difenderlo ed ha elogiato la sua prestazione che, prima dell'errore, era stata impeccabile. L'allenatore ha confermato come Radu resterà ancora il portiere titolare dei grigiorossi e che sarà nuovamente tra i pali nel match contro la Roma valido per la seconda giornata. La società lombarda, in queste ore, tramite alcuni tweet si è schierata ufficialmente dalla parte del portiere romeno ed ha condiviso alcune parole che non sono passate inosservate. Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo. Il post della Cremonese sta facendo il giro del web e dei social network, sono molti gli utenti che hanno elogiato il comportamento delle società ed hanno augurato a Radu un immediato riscatto. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.